Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano. Andiamo ad analizzare quelle che sono le prove di formazione della giornata numero 13 di Fantacalcio, anche in ottica soprattutto di potenziali bonus. Partiamo subito con il primo match che partirà sabato, quindi attenzione anche allo schieramento delle vostre formazioni. Atalanta in casa contro lo Spezia. Atalanta che vuole portare a casa 43 punti, buon inizio di stagione per la squadra di Gasperini. Ci sarà Musso in porta, Gincitti, Palomino e Tola, quindi difesa titolare ricomposta. Gosens probabilmente sarà indisponibile, ma forse anche tra i convocati, però comunque ci saranno Zappacosta e Mele sugli esterni. Mele in grande condizione, soprattutto con la sua nazionale danese qualificata ai mondiali. De Rune e Freuler ce n'è nel centrocampo, quindi ritornano in mezzo al campo a dare battaglia. Out quindi Cobb Miners da primo minuto, Pasalic e Malinowski a supporto del potenziale Duvan Zapata di ritorno dalla pausa nazionali, con anche Luisito Muriel pronto a partire a subentrare la partita in corso. Lo Spezia, che avrà voglia sicuramente di fare una buona partita, un campo sicuramente molto molto ostico. Ci sarà Provedere in porta, Erli che ritorna con Ristov in mezzo, Bastoni e Amian sugli esterni di difesa, Sala, Kovalenko e Maggiore, Cenere di centrocampo. La punta sarà una volta ancora Anzola, Verde e Ghiasi sono le ali esterne a supporto del numero 18 Spezzino. Una partita complicata per la squadra di Thiago Motta, sicuramente ci sarà forse un po' di possibilità di avere un po' di spazio visto il rientro della nazionale, ma comunque un Atalanta in decisa forma per questo match. Parliamo di Lazio-Juventus, big match di giornata. La Lazio di Sarri avrà probabilmente assente Immobile, staremo a vedere fino agli ultimi gli aggiornamenti. Ci sarà Reina in porta, Isai, Felipe, Acerbi e Radu difesa di fatto quasi titolare, Luis Alberto, Leva e Milinkovic in mezzo, Murici probabilmente a posto di Immobile, Pedro e Anderson che sono i confermati sugli esterni d'attacco. Juventus che ha il dubbio di Bala fino all'ultimo secondo, Szczęsny in porta, Alessandro, Danilo, De Bonucci e De Ligt, la difesa di fatto titolare visto l'infortunio di Chiellini, Rabiot e Chiesa sugli esterni in centrocampo con Locatelli e l'americano McKennie in mezzo, Morata e appunto il dubbio di Bala come punta centrale. Sarà un match veramente di grande livello a mio avviso, una partita che si deciderà a mio avviso verso la fine dell'incontro, però da seguire con grande attenzione e con il fiato sospeso. Fiorentina-Milan, altro match importante di giornata, Dragoschi in porta, difesa titolare che è venuta meno per le squalifiche, quindi si parla di un Igor sicuramente titolare, Venuti, probabilmente sarà appunto lui chiamato in mezzo alla difesa, Biraghi e Odriozola sono gli altri componenti della difesa, in mezzo al campo ci sarà probabilmente Torreira con Castrovilli e Bonaventura, la punta centrale è confermata Vlahovic, Nico Gonzalez è guarito dal Covid, probabilmente entrerà la partita in corso, quindi ci sarà Calleon all'inizio con Saponara sull'altro versante. Il Milan, che perderà Calabria per 15 giorni, avrà Tatarusano in porta, Calulo, Tomori, Kier ed Hernandez in difesa, Tonali che sì, ancora confermati titolari, confermato titolare ancora Diaz, Salemekas a destra, più Rebic di Leao a sinistra e Ibra che sarà la punta centrale. Bellissimo match, credo che il Milan anche questo match possa, non dico dominarlo, ma comunque portarlo a casa, quindi complimenti alla squadra rossonera per il trascorso che sta facendo in questo bellissimo campionato. Sassuolo-Cagliari, big match importante per quanto riguarda i fantacalcisti che aspettano con ansia gol di Scamacca, gol di Frattesi, quindi al di là delle piccole battute la squadra di Dionisi avrà consigli in porta, Muldur, Rogiero in difesa con Ferrari e Chiriches a completare il pacchetto difensivo, Lopez e appunto Frattesi in mezzo al campo, Traoré vista ancora la disponibilità di Juricic con Raspadori a sinistra, Berardi a destra, appunto Scamacca punta centrale. Credo che questo match Sassuolo lo voglia vincere, quindi trazione anteriore per la squadra di Dionisi. Cagliari in difficoltà in classifica, non può assolutamente sfigurare, quindi ci sarà Cragno in porta, Bellanova, Godin, Carboni e Lico Giannis in difesa, De Jora, Strootman, Marina e Nandez a completare il reparto di centrocampo, Joao, Pedro e Pavoretti. Un Cagliari sicuramente un po' in difficoltà anche con le dichiarazioni avvenute dalla presidenza e da Mazzarri. Bologna-Venezia, match importante anche qua per i fantacalcisti. Skorupski in porta, Teate, Medele e Sumarò nel 3-4-2-1 del Bologna di Mihajlovic, che con cambio modulo ha sicuramente beneficiato di una buona dose di gol importanti, anche di vittorie importanti e di buone prestazioni. Soprattutto Ikei in difesa, lo scozzese con Skovolsen dall'altra parte, anche lui un giocatore che in nazionale si trasforma. Dominguez e Svanberg a completare il reparto centrocampo, Soriano e Baro a supporto di Arnautovic, bellissimo Bologna in questo caso, Orsolini fa ancora panchina. Venezia con Romero in porta, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Daps a completare il reparto difensivo, bel Venezia in questo caso, Busio, Vacca e Sernegoi a centrocampo, di punta forte sarà affiancato da Okereke
e da Aramu, che vediamo se si riuscirà a sbloccare in trasferta dopo i 4 gol che ha fatto in casa. Salernitana-Sampdoria, altra sfida importante per la salvezza, ci sarà Belecchi in porta per la squadra di Colantuono, 4-3-3, con Zortea e Ranieri sugli esterni di difesa, Strandberg e Gionberg a completare. In mezzo campo Castano, Slitacchio e Koulibaly, la punta centrale sarà appunto Simi, Bonazzoli come esterno destro e Ribéry come esterno sinistro. Vedremo se appunto la Salernitana riuscirà a fare bottino pieno, ma ci sarà contro sicuramente una gran bella Sampdoria con Audero in porta, Berezinski, Augello, Colli e Yoshida in difesa. A centrocampo mancherà ancora Damsgaard, quindi spazio a Torsby, Ekdal e Skilsen, con Candreva pronto appunto a fare una buonissima partita anche a livello di bonus. Le punte saranno probabilmente Caputo e Gabbiadini, quindi ancora una volta dalla panchina probabilmente ci sarà il buon Quagliarella. Inter-Napoli, altro big match di giornata, Handanovic in porta, Inter quasi in formazione tipo c'è solo l'assenza di De Vrij in difesa, Skriniar, Ranocchia e Bastoni in difesa come terzetto difensivo, Darmian e Perisic sugli esterni di centrocampo, quindi ancora una volta dalla panchina ci sarà Dumfries, in mezzo al campo Çalhanoğlu, Brozovic e Barella e le punte che saranno appunto Lautaro Martinez e Zeko Martinez che torna dalla trasferta nazionale sudamericana. Napoli, che ho in grande forma, Ospina in porta, Di Lorenzo, Ramani, Koulibaly e Malouli in difesa, Ruiz e Anghisse in mezzo al campo, Zielinski con Insigne, Politano a supporto di Osimhen, quindi formazioni quasi tipo per Inter e Napoli, un match spumeggiante, mi aspetto tanti gol da questo match. Genoa-Roma, sarà la prima discesa sulla panca del Grifone, Sirigu in porta, Ghiglione, Biraschi, Vasquez e Cambiaso per un 4-3-1-2 per la squadra di Sceva e Tassotti, Rovella, Badelli in campo. C'è un ballottaggio tra Galdames ed Hernani, probabilmente ci sarà Galdames come titolare, Pandev e Bianchi saranno le punte centrali visto appunto i leggeri infortuni sia di destro che di Caicedo. Roma in trasferta che vuole portare a casa 3 punti, cambio di modulo anche per Mourinho, Rui Patricio in porta con Ibanez, Cristante e Mancini in difesa, Kasdov e Sharawi, Veretout e Darboux in mezzo al campo con Pellegrini trequartista e le punte che saranno appunto Abraham e Shomurodov. In questo caso devo dire un bellissimo match, scontro tra Sheva e Mourinho, scontro veramente di grande prestigio. Verona-Empoli, con Verona in grandissima forma, anche l'Empoli non è da meno, Montipò in porta per la squadra di Tudor, Casale, Gunter e Davidovic in difesa, Lazovic e Faroni a centrocampo con Veroso e Ilic a completare la parte centrale, Baracca e Caprari a supporto di Bomber, Ciolito, Simeone, un bellissimo Verona in questo caso, così come l'Empoli si affronta con un 4-3-1-2 con Vicario in porta, Marchizza, Romagnoli, Tonelli e Stojanovic rientrante dalla squalifica, Bandinelli, Ricci e Haas in mezzo al campo con Henderson trequartista. Le punte che ovviamente saranno Pinamonti e Di Francesco. Bellissimo match, credo che Verona ed Empoli daranno spazio a tanti tanti bonus, lo attendiamo per il fantacalcio. Chiudiamo con Torino-Udinese, Milinkovic in porta per la squadra di Juric con Buongiorno, Bremer e Gigi a completare, Aina e Aisingo sugli esterni centrocampo con Pobega e Lukic in mezzo, Brecca e Lulinetti a supporto di Belotti, un bellissimo Torino che vorrà portare a casa sicuramente la posta piena. L'Udinese non sarà da meno, ci sarà Silvestri in porta con Perez, Beccao, Nuitnik e Samir in difesa, Wallace, Arslan in mezzo campo, Pereira, Molina e De Lufeo a supporto di Bomber, Beto per una bellissima Udinese pronta anch'essa a portare a casa la posta piena, quindi Torino-Udinese un match, anche qua mi aspetto tanti bonus, quindi buone indicazioni per i fantallenatori, tanti potenziali bonus in questi match. Vi ricordo di utilizzare l'app di Magicol per qualsiasi necessità e quindi un grazie di cuore a tutti voi per l'attenzione, ci sentiamo presto con nuovi video, nuovi live e a presto da veterano. Ciao a tutti, buona giornata e buon fantacalcio a tutti ragazzi.